Questo è un video molto molto breve, mi serve soltanto per presentarvi gli ultimi alveoli che ho acquistato in vivaio, vi parlo un po' delle differenze, vi parlo un po' di quello che potrebbe essere una scelta buona in base alle piantine che dobbiamo fare e pubblicherò questo video il prima possibile per darvi la possibilità di acquistarlo in vivaio, lì dove vi fornite per la terra, i semi e quant'altro, perché vanno a ruba e se vi dico quanto costano lo capirete. Ci vediamo dopo la sigla, pochi minuti Allora, rieccoci sul canale, bentornati a tutti, sono Orso. Questo è il vassoio di germinazione che ho usato in questi ultimi anni. Sono 128 alveoli. Per capire di cosa parliamo, prendo due misure. Abbiamo un alveolo di circa 3 cm per 3. Qui dentro si fanno 128 piantine. Il problema di questo vassoio è ovviamente che il panetto di terra poi delle piantine rimane piccolo, rimane compresso, quindi a un certo punto della coltivazione, quindi vi lascio qui in sovrimpressione alcune immagini del trapianto degli anni scorsi, a un certo punto la piantina smette di crescere perché non ha più lo spazio per sviluppare le radici all'interno di questi piccoli alveoli, parliamo di un 3x3, quindi bisogna trapiantarli in vasetti più grandi o in vasi di generose dimensioni in attesa poi del trapianto definitivo a terra. Se si parte molto presto, io parto a gennaio-febbraio, adesso a febbraio parto con i pomodori, quindi arriverò a maggio sicuramente che avrò le piantine già belle formate, qui dentro non possono più stare ovviamente dopo il primo mese, i primi 40 giorni, e bisogna toglierle. Ora ho acquistato, le ho trovate per caso e le ho prese apposta perché volevo fare un esperimento, dei vassoi di germinazione completamente diversi. Allora, qui vi dicevo 128 alveoli, questo è da 84 alveoli, allora questo lo trovate anche su Amazon. Se però vi posso dare un consiglio, acquistateli in vivaio a questo prezzo, io li ho pagati 1,80 € l'uno, più o meno è il costo che si paga anche su Amazon, però spesso mettono in conto anche le spese di trasporto, allora comincia a essere una cifra un po' diversa perché se se ne compra uno si pagano 7 €, se ne comprano 10 si paga qualcosina in più, bene che va sempre 7 €, insomma sono soldi in più. Se le trovate in un negozio è meglio a 1,80 €, se dovete pagarle di più le comprate su Amazon o su eBay. Questo è un vassoio da 84 piantine e misura 4x4, abbiamo una superficie molto maggiore rispetto a questa, quindi una volta che noi abbiamo seminato i pomodori, i peperoni, le melanzane qui dentro, riusciamo a tenerle per qualche settimana in più prima che comincino la fase di sofferenza, prima che necessitano del trapianto in un vasetto più grande. Se la semina noi la iniziamo per tempo, non è il mio caso, io comincio sempre presto, ma se la cominciassimo un paio di mesi prima della messa a dimora, immagino a marzo nel mio caso, visto che le metto a fine maggio, io non avrei neanche bisogno di trapiantarle poi in vasetti più grandi, li tolgo da qui e li metto nel terreno, nell'orto direttamente. Devo provare quest'anno, era solo per presentarvi questo vassoio di germinazione. L'ultimo che ho trovato è un 45 alveoli, è davvero molto grande, è la prima volta che ne vedo uno così grande. Parliamo di un 55x55, comincia a essere interessante. Allora è vero, ci stanno meno piantine naturalmente rispetto agli altri, però possiamo tenerli fino alla fase del trapianto definitivo in piena terra, quindi ci risparmiamo sia lo stress del trapianto in vasetti più grandi che ovviamente la fatica, perché se si hanno molte piantine, nel mio caso circa 1 migliaio di piante, ecco, cominciano a essere un po' di giorni di lavoro che io mi potrei benissimo risparmiare avendo vassoi del genere. Vale sé che lo spazio richiesto per questi vassoi di germinazione è superiore rispetto agli altri a parità di piantine, ma col tempo secondo me ci andiamo a guadagnare. Ecco, io questi ve li volevo presentare in questo video, come vi dicevo è un video veramente di pochi minuti. Ecco, la particolarità di questo vassoio rispetto agli altri due, vedete gli altri due hanno i fori sul fondo giustamente, questo invece è tagliato, è proprio fatto così, quindi abbiamo la possibilità di far crescere un panetto di terra veramente molto grande qui dentro. Io qui dentro metterò subito i pomodori, così come in questo. Questi sicuramente non soffriranno fino alla fase del trapianto definitivo. Questi invece dovrò valutare e ve lo dirò poi a fine stagione, almeno per l'anno prossimo sappiamo un po' come ci dobbiamo comportare. Bene. È stato un video velocissimo, veramente pochi minuti. Ci tenevo a presentarvi questi prodotti, come dicevo, li ho acquistati. Questi su Amazon non l'ho mai visto, devo cercarlo. Se lo trovo, vi metto il link in descrizione. Questo sicuramente c'è perché l'avevo visto l'altro giorno. Quelli ci sono. Sono vassoi di plastica che durano un po' di anni se si tengono con un certo garbo.
è una spesa che vale la pena fare. 10 vassoi sono 12 euro se le comprate in negozio e vi durano veramente per molti anni. È tutto per questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Appena vedrò i primi germogli sulle varie coltivazioni pubblicherò altri video, nuovi video. Mano a mano che avrò qualcosa di nuovo da presentarvi lo pubblicherò immediatamente. Iscrivetevi, lasciate un like, condividete con i vostri amici. Buona giornata a tutti.